ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi siamo qua di nuovo insieme per fare un allenamento. Oggi infatti ci concentreremo sull'upper body e gli addominali. So quanto sia difficile a casa allenare la parte superiore del corpo, soprattutto se non si hanno a disposizione delle barre per fare le trazioni oppure delle carrucole che stimolano lat machine e macchinari vari, ma sono qua proprio per aiutarvi. Vi faccio vedere subito l'occorrente. Avremo bisogno di un tappetino, una sedia, due flaconi di detersivo oppure dei manubri, due casse di bottiglie piccole, un elastico e un bilanciere, fai da te o normale. Iniziamo quindi dal riscaldamento. Ogni esercizio andrà fatto per 40 secondi senza pausa. Il primo sono i jumping jacks, poi corsa sul posto muovendo le braccia, skip andando a toccare le ginocchia e plank facendo il rematore. A questo punto siete carichi? Iniziamo con l'allenamento. E 3, 2, 1, partito! Iniziamo! Dai! Vi ricordo di restare sempre rigidi, soprattutto il core, e non slanciare troppo indietro le braccia. Ok? Dobbiamo proprio tenerle in modo da andare a riscaldarle. Ok? Quindi anche le braccia rigide e sentiamole lavorare. Core importantissimo che ci aiuta ad essere stabili. Ok? E cambiamo esercizio. Adesso abbiamo la corsa sul posto muovendo le braccia in questo modo. Simuliamo una lat machine. Così andiamo a riscaldare bene tutti i dorsali e incominciamo a far circolare un pochettino di sangue nel nostro corpo. Cioè, ovvio che circola sempre, però in modo un pochettino più veloce. Tanto è vero che io sto già quasi sudando. Dai, 10 secondi e passiamo poi all'altro esercizio. E ci aspettano gli skip, questo è il movimento. E su e batto, su e batto. Fa molto aerobica, però fidatevi che per riscaldarsi è il mio preferito. Gli addominali lavorano sempre, ok? Quando chiudiamo, buttiamo fuori l'aria. Dai! Mi ero impappinata. 5 secondi! E passiamo a quello dopo. Posizione di plank, tiro su e tiro su. Tiro su, una volta un braccio, l'altra volta quello, l'altra volta l'altro. Dai, continuiamo. Core stabile, addominali contratti e mancano 15 secondi. Continuiamo, non fermiamoci. Devo fare sempre un po' di forza, anche se è a corpo libero, eh. Vi consiglio di ripetere il giro un'altra volta in modo tale da riscaldarsi perfettamente e adesso incominciamo con il workout vero e proprio. Primo superset. Il primo esercizio sarà il rematore singolo che potete fare con manubri oppure con le casse d'acqua e ne faremo 15 per parte. Dopo che ne abbiamo fatti 15 per parte passiamo al secondo esercizio e sempre con i nostri manubri faremo questa variante del rematore e ne faremo 12 per lato. E iniziamo, 15 per lato. Il movimento giusto da fare è di partire un pochettino più avanti e chiudo. E chiudo. E iniziamo, 1, 2, 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. E 10. Ancora 5. 11.
12, 13, 14 e 15. Ricordatevi che dobbiamo sempre stare attaccati al busto, quindi la posizione è questa qua. E su, non questo, non questo, ok? Sempre attaccati. Ne abbiamo 15 con l'altro braccio. 1, 2, 3, 4, addominali sempre contratti. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, l'ultimo, 15. Ok, passiamo al secondo esercizio. È una variante del rematore, non ci serviranno appoggi, soltanto due manubri. Ci mettiamo in questa posizione, tiriamo su, così, ok, con le braccia proprio perpendicolari al corpo, e ne facciamo 12 da una parte. Mi metto un pochettino così, qui si vede meglio. Un braccio sta fermo e l'altro invece fa le ripetizioni, e sono 12. E iniziamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, guardo sempre avanti, 8, 9, 10, 11 e 12. Tengo e faccio con l'altro braccio, questo qua non si abbassa. 1, 2, 3, corro sempre contratto, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Questa cosa è sempre su, non la abbasso, se no smetto di farla lavorare. Facciamo un pochettino di recupero e poi lo ripetiamo. In tutto andrà ripetuto per 3 volte. Questo qua, ragazzi, di esercizio è bello deleterio, Ricordatevi di utilizzare dei pesi alti sempre, se ce li avete a casa, in modo tale da andare a costruire anche un pochettino di massa muscolare, che non fa mai male. Un consiglio: quando ce l'abbiamo a casa e non in palestra, per aumentare un pochettino l'intensità del lavoro, accorciamo i tempi di recupero. Quindi iniziamo subito. Manubrio e 15. Ricordatevi sempre di farlo con la gamba opposta al braccio. E via! 1, 2, 3, 4, 5. Non salto troppo, non arrivo fino qua, arrivo proprio all'altezza del busto. 7, 8, 9, 10, 11. State contando gli addominali? 12. 13, 14 e 15, cambio braccio e via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non vogliamo 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E arriva il nostro preferito. Mica tanto, Allora, posizione così, siccome mi metto questa parte che è meglio. Questa sta ferma e iniziamo. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 e 12. Tengo! Mi giro dall'altra parte e ne faccio 12 con l'altra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E già due serie le abbiamo fatte. Un attimo di recupero e facciamo l'ultima di questa super serie. Dopo vi dirò quali sono gli altri esercizi. Posizione, mi appoggio alla sedia, corro bello contratto, sentite i vostri muscoletti belli duri e iniziamo. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, continuiamo, 11, 12, 13, 14 e 15. Cambio, ricordatevi di tenere il braccio molto vicino al costato, ok? Non apritelo troppo. E facciamo dall'altra parte. 3, 2, 1. E 1, e 2, e 3. Ho sbagliato gamba, scusatemi. E 4, e 5, e 6, e 7, 8, 9, 10, 11, 12, dai dai dai, 13, 14 e 15. E anche questo ce lo siamo portati a casa. Facciamo adesso l'altro esercizio. Manubri alla mano, posizione e vado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Tengo su. Ah, la stavo quasi per mettere giù, mi sa essere proprio stanca. E vado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vado, 11 e 12. Erano sulle braccia? Bravi. Ok, e questo super set ce lo siamo portati a casa. Mentre facciamo una pausa vi dico che questi pantaloni sono di MyProtein. Il sito lo trovate qua sotto in descrizione, ricordatevi di utilizzare il link affiliato per questo qua sotto e il codice sconto MyLisa per avere sempre un sacco di sconti. Andate a dare un'occhiata perché i vestiti, raga, sono stupendi e se siete anche alla ricerca di proteine, burro di arachidi, li trovate e sono buoni e costano pochissimo. Passiamo alla seconda super serie. Facciamo i push-ups. Io ne ho messi 12, però se non riuscite a farli potete farne anche di meno. E li faremo con le braccia strette in modo tale da andare a lavorare di più i tricipiti. Il secondo esercizio del nostro super set invece sono i dip, sempre alla sedia. E ne faremo anche in questo caso 12. Cerchiamo di arrivare a questa cifra. Mani poco più larghe delle nostre spalle. I gomiti quando scendiamo sono quasi attaccati al nostro costato. E incominciamo. 12 ripetizioni, oppure massimo che riuscite a farne. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dai, ancora 2, 11 e 12. Bravissimi. E adesso
12 dip. Dobbiamo far bruciare i nostri tricipiti in modo tale da essere qua tutte belle sode. E incominciamo, mi metto in questa posizione qua e scendo gomito a 90 gradi, così. 1 2 3, schiena quasi attaccata alla sedia. 4 5 6 7 8 dai 9, se volete fare meno fatica avvicinate le gambe. 10 11 e 12. Dura questo, eh? Mamma mia! Ho i tricipiti in fiamme. Sono anche tutta rossa. Raga, c'è un caldo in casa mia allucinante. Ricominciamo, eh? Poco recupero, ricordatevi. Anche questa super serie andrà fatta per 3 volte. Per la nostra felicità. E posizione. E via! 1 2 3 4 5 6 7. Corre sempre bello secco, sì, bello teso. 8 9 10. Ancora 2 11 e 12. Dura, eh? E via. 1 2 3 4 5.
viceversa con l'altro braccio e l'altra gamba e poi su insieme. Ok? Questo per 8 volte, una ripetizione formata da 3 esercizi praticamente. Quindi iniziamo. 3, 2, 1, via! Singolo, singolo, doppio e di nuovo, singolo, singolo e doppio. Siamo già 2 ripetizioni. Singolo, singolo e doppio. Singolo, singolo, doppio. Siamo a 3. Singolo, singolo, doppio. Siamo a metà. Singolo, singolo, doppio. E di nuovo, singolo, singolo, doppio. Singolo, dai, dai, singolo, doppio. Non appoggio mai per terra né le gambe né le braccia. Singolo, singolo, doppio. Non ho contato, perché secondo me 8 li abbiamo fatti. Lo facciamo 3 volte, quindi un attimo di recupero e poi lo rifacciamo. Questo, dai, ci aiuta a recuperare un pochettino, non è così impegnativo, eh? Siamo comunque sdraiate, quindi già questo basta e avanza, ecco. Ci riposizioniamo per terra, mi viene da svegliarmi così quasi, ma no, dobbiamo continuare il nostro percorso. E incominciamo sempre dalla destra, quindi singolo, singolo, doppio, singolo, singolo, doppio, siamo a 2, singolo, singolo, doppio, singolo, singolo, doppio, singolo, singolo, doppio, va benissimo la schiena, singolo, singolo, doppio, anche i glutei proprio ci aiuta a muovere un sacco di muscoli. Ancora 2, singolo, singolo, doppio, ultimo, singolo, singolo, doppio, fatto, sento proprio lavorare la schiena, soprattutto la parte lombare, tutta questa qua, bene, è un buon segno, ancora un pochettino di recupero e poi facciamo l'ultima. Come sta andando? Stanchi? No, dai, spero non troppo. Stanchi sì, perché vuol dire che ora stiamo lavorando, tra un po'. Che qua non abbiamo ancora finito. E ci rimettiamo giù. Per l'ultima volta, quindi questo facciamo bene. Impegniamoci. E via! Singolo, singolo, doppio. Singolo, singolo, doppio, singolo, singolo, doppio, e siamo a 3, singolo, singolo, doppio, metà, singolo, singolo, doppio, singolo, singolo, doppio, singolo, singolo, dai, dai, singolo, singolo, doppio, ultimo, singolo, singolo e doppio. E non voglio rimanere qua per terra, ma no, passiamo al prossimo esercizio. Nella prossima super serie andremo a prendere il nostro bilanciere per fare il rematore. Questo esercizio io lo faccio sempre in palestra e quindi non poteva mancare nella mia routine di allenamento upper anche a casa. Faremo 12 ripetizioni in super serie con la lat machine, ma simulata con l'elastico, in questo modo qua. E faremo sempre 12 ripetizioni. Circuito da ripetere per 3 volte. Bilanciere già in mano, ricordatevi di caricarlo bene, mica dobbiamo farlo con i pesetti. Quindi ci mettiamo in posizione, ve la faccio vedere bene, busto leggermente in avanti e tiro su, in questo modo. La barra si avvicina all'addome, gomiti sempre stretti, ok? E ne facciamo 12.
La posizione da davanti è questa qua. Così. Guardiamo dritto davanti a noi. E 3, 2, 1 e regniamo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Spingiamo, prendiamo il nostro elastico che ho lasciato lì, lo mettiamo intorno ai polsi in questo modo e stimoliamo la lat machine, ok? Quindi mani rivolte davanti a noi in questo modo e tiriamo su e scendiamo per 12 volte e 1, 2, 3, tengo sempre in tensione, soprattutto i dorsali, quando arrivo giù devo proprio sentirli lavorare. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Teniamo qualche secondo. Questo è il punto proprio di massima tensione. E stop. Com'è? In questo caso scendete una banda elastica non troppo forte, perché sennò vi fa stancare tantissimo e non riuscite ad arrivare alle ultime ripetizioni. Quindi scegliete la media, ecco, poi dipende sempre dalla forza di ognuno di noi. Mamma mia, sento qua tutto bruciare, tutti i miei muscoletti, anche i vostri iniziano a essere un pochettino doloranti. Bene, bene, lasciamo qua la banda, vediamo dopo la base da prenderla. E posizione, incominciamo dal nostro rematore, 12 ripetizioni. Prendiamolo, busto leggermente in avanti e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. La machine, mettiamo la nostra banda elastica intorno ai polsi e su e giù per 12 volte. 1, 2, 3, 4, 5. Il core rimane sempre in tensione, ricordatevelo, è davvero importante, 10, 11 e 12 e dobbiamo tenere. Se vogliamo aumentare un pochettino la difficoltà, apriamo e chiudiamo leggermente. Ricordatevi sempre la respirazione, non rimanete in apnea. E stop. Ultimo! E poi abbiamo finito di allenare il nostro upper body. Ancora qualche secondo di recupero e ripartiamo. È l'ultima, bisogna dare il massimo e 3, 2, 1, regniamo. Mi sembra di essere tipo in canoa, invece no, sono qua nel salotto di casa mia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Negli ultimi ripetizioni mi piace sempre fare un pochettino più di isometria, credo che l'abbiate notato, ma serve tantissimo per fare più fatica e andare a lavorare meglio il muscolo. Vi stavate mica dimenticando della nostra banda elastica, E su e giù, 3, 2, 1 e via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
e 12 tengo e muovo le braccina, o se no sto soltanto in isometria, decidete voi insomma. E stop. Complimenti a tutti quelli che sono arrivati fino a questo punto. Adesso non ci manca che fare gli addominali. Sono 3 esercizi da ripetere per 2 volte e ogni esercizio durerà 40 secondi. Incominciamo dal primo, che è il floating abs, quindi dobbiamo far fluttuare le nostre gambette. Il secondo è il nostro amato plank, mentre invece nel terzo dobbiamo stare in isometria e muovere le braccia. Foglietto con scritto gli esercizi a portata di mano sempre. E incominciamo i nostri floating abs. 3, 2, 1, via al tempo. Dai, dai. Sembra un po' di 40 secondi, ma fidatevi che non è così. Sempre attenti alla respirazione, non gonfiamo mai la pancia, ma pensiamo come se dovessimo toccare il tappetino con l'ombelico. E continuiamo. Dai, dai, come nuotare. 10 secondi! Dai, dai, dai! E plank! Questo ci piace! Ricordatevi sempre paralleli al tappetino, non così, stringete i glutei e vedete che starete su molto più facilmente, quindi stringi, non teniamo mai la pancia gonfia, ma pensiamo di toccare con l'ombelico la nostra spina dorsale. E abbiamo quasi finito, dai. E terzo esercizio. Questa posizione muoviamo le braccia. Dai. 25 secondi ancora. Continuiamo. Ricordatevi la respirazione e ci mettiamo qualche secondo di pausa. Anche questi addominali ci stanno tendendo, eh? Bel allenamento quello di oggi, mamma mia, stanca morta. E incominciamo. 3, 2, 1, via dai nostri floating abs. Potete farli anche in questo modo oppure così, vedete voi come preferite. Addominali super contratti, verso l'interno e espirate forte, manca pochissimo, plank, glutei contratti, mantengo la posizione. Concentriamoci, non mogliamo. Siamo alla fine, manca l'ultimo esercizio. Non possiamo lasciare ora. 10 secondi! Dai, manca pochissimo. Ultimo! Quasi non ci credo! Dai!
Continuiamo, continuiamo. Su, su, su. 15 secondi. Respiriamo, ricordiamoci di non stare mai in apnea. 5 secondi. Questo è il rumore di fine workout. Un bravissimi non basta, è stato un allenamento molto intenso, io ho il fiatone, ma d'altronde per migliorare bisogna far fatica. Quindi grazie mille per aver seguito il mio workout, ogni mercoledì ne verrà caricato uno, quindi segnatevelo, mentre invece tutti i martedì alle 18:30 sono in diretta su Instagram per un altro workout sempre da fare insieme. Vi lascio tutti i miei social qua sotto, il link di MyProtein, così se volete andare un po' a curiosare è qua sotto. E niente, se tutto ci è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!